Tui, a me sto caldo di Bangkok, ti giuro, mi ha un po' stancato. Ma che ne pensi se ci facciamo una vacanzina, ma proprio 5 giorni da qualche parte un po' fresca? Va Andiamo, dai. bene? Facciamo quella cosa della magia, del teletrasporto, Sì. tipo che fai così e ti teletrasporti. Come facciamo? Facciamo così? Al Sì, mio vai. tre? Dice che funziona pure a sto giro. Uno, 1, due, 2, 3. No. uno, Ancora? 3. due, tre. Vai, vai. Non va. Aspetta. Vai. 1, Uno, 2, due. 3. Dove siamo finiti, mo? Ma sempre freddo. Io dicevo fresco, non freddo. E Sì. invece ci siamo ritrovati col giubbotto. Vabbè, dove caspita siamo? Cioè, non ci sono tuk-tuk, non ci sono macchine. No, e poi per me, cioè, 25 gradi già andava bene, non 15, non 10. Aspettate, forse sto capendo dove ci troviamo. Lei faceva la sportiva, diceva no, ma che, ma figurati, esco solo con questa rosa. ed ecco che c'è già il suo maglioncino di Babbo Natale. Ah, te lo metti proprio sopra. No, mettitelo sotto, no? Cosa Mannaggia. nel collo. Cerchiamo di capire da questo sottopassaggio pedonale dove siamo, perché questo in genere la dice lunga sul paese. Allora, sicuramente non siamo a Roma. Ok ragazzi, adesso entriamo nella zona un po' più viva e sicuramente capirete dove siamo finiti. Intanto aiutatevi anche con le insegne dei cartelli stradali. Aiutatevi un po' anche dalle facce. C'è una panoramica di questo mega incrocio. Intanto per attraversare la strada bisogna prendere questa sopraelevata. Passiamo di là e stiamo arrivando in uno dei posti più famosi al mondo. Questi sono mini tuk-tuk, furgoncini, non so come definirli, del postino, diciamo, delle consegne espresse. Concessionario di auto elettriche. Ecco, praticamente adesso ve l'ho detto dove siamo. Buone notizie, c'è Lavazza, che lusso, wow, mi piace. Ma questa roba che cos'è? Sembra una Rolls Royce, ma non credo che lo sia. Stiamo ibernando perché alla fine sono ben 20 gradi abbondanti in meno rispetto a Bangkok. Mamma mia, quanti spazi. Guarda questa gradinata, tu, tutta colorata. Quanti di voi sapevano che la Xiaomi produceva anche automobili elettriche? E che automobili! Questa è la macchina della Xiaomi, ma vi rendete conto? Tutto bene lui? Solo Ok, eccoci arrivati in una, non posso dire via principale, in una delle boh, chissà quante vie principali. Ve lo sveliamo, finalmente possiamo dirvi che siamo a... ragazzi, dovete indovinare voi questa volta. Dai, non è difficile, vi dico soltanto che è un paese dove ci è sempre voluto il visto e in via eccezionale fino a dicembre il visto non serve più. Intanto guardate qui che spettacolo, Bangkok all'alba. Ecco il nostro taxi, dovrebbe essere lui, penso di sì. Ok, comunque. Abbiamo praticamente 20 minuti di viaggio, non perché sia lontano, ma semplicemente per il traffico di Bangkok. Intanto c'è un varano che ci ha bloccato la strada, ma vi rendete conto quanto è grosso? Ok. Incredibile. Incredibile, veramente grosso. Non si sposta? Ah sì? Ah, sta buttando delle monetine, dei soldi in mezzo alla strada vicino al varano perché porta fortuna. Ma lui a quanto pare non si sposta. Fai mai? I think me pai. Niente, non si muove. Perché tu? Ok, aspetta, aspetta, it's Ok. worth it. Ok.
2 poi lei. Niente, tu è scesa per spostare, per farlo correre, non ti rendi conto? Incredibile, non ha paura di niente. Ovviamente questo è il paradiso per loro. Vedete qua tutte ste pozze? Ed eccoci in uno degli aeroporti più grandi al mondo, Suvarnabhumi. Come si dice bene in thailandese? Suvarnabhumi. Ancora niente, raga. Non avete ancora indovinato, dai, dai. Non è difficile. Allora andiamo al banco check-in a lasciare il bagaglio. La ragazza mi dice: ma il visto? Dove sta il visto? Io mi sono gelato, ho detto: ma come il visto? Cioè, no, il visto, non che io sappia, è esente fino a dicembre. C'è questo accordo adesso. Dice: no, cioè, serve il visto. Allora aspettate un attimo, telefona. Vabbè, 5 minuti, sono morto e risorto, perché alla fine si è scusata, si è sbagliata, il visto non serve, ecco il biglietto. Mi sono cagato sotto. Ma quanto è futuristico questo aeroporto? Sembra di stare nel 3000. Ed ecco l'aereo che ci porterà in quest'altro incredibile posto. Che poi in tutto ciò il mio terrore di volare non è mai diminuito da quando sono nato, e quindi per me questa roba al 50% è un sogno, è qualcosa di meraviglioso, però per un altro 50% rappresenta il mio terrore più brutto. Il turno nostro, numero 3. Ragazzi, vi do l'ultima possibilità per indovinare. Se non avete ancora indovinato, ritorniamo al video, passeggiamo un po' nelle strade, così magari ci arrivedete. Ok, vediamo un po'. Mi devo sedere alla 52A. Mi raccomando, non giocatelo all'otto. Va bene, ragazzi, allora non avete indovinato, quindi ritorniamo al video. Quanto siete curiosi? Non ve lo voglio dire proprio espressamente. Oh, stava cadendo. Ho perso l'equilibrio, vabbè. Ragazzi, sto invecchiando. Però tanto da questi indizi, raga, non potete non indovinare. Ragazzi, incredibile, fanno ancora il tampone qui. L'hanno fatto solo a me, non a tui, non ho capito perché. Forse da questo dovreste capire dove siamo. Ok, dillo tu, tui, dove siamo? Dove siamo? No, cosa mangiamo? Ha fame anch'io. Mamma mia, che capelli. Va bene, mi si è congelata la faccia, non riesco neanche più a parlare. Ci vediamo presto con tanti altri video. Ciao ragazzi.